7.06 parte il treno dei pendolari di Piacenza. Chi può torna al lavoro direzione Milano. Si ricomincia allora, no? Sì, sì. Molti scelgono di muoversi con mezzi propri. Sui convogli si sale con mascherine e guanti, a bordo le regole sulle distanze di sicurezza. Questo libero. E la distanza c'è? Sì, circa un metro. Se dovessimo viaggiare nella maniera giusta, per dire, io mi siedo qua e dovrei starci io da solo. Anche oggi, inizio fase 2, tutti i vagoni sono semivuoti. Studenti non ce ne sono. La gente adesso chi può lavora da casa e basta. Abbiamo viaggiato a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, era pieno così. C'era pieno? A Piacenza di solito si riempie, a Lodi era una roba, c'era la gente, a momenti uno in braccio all'altro. E invece no, oggi anche a Lodi i pendolari che salgono sul treno sono molto pochi. Questo è un altro regionale, qui i cartelli non ci sono. No, non c'è niente, come può vedere, sappiamo come metterci, ci si adegua. Scendiamo come fanno in tanti a Milano Rogoredo e prendiamo la metropolitana. Qui senza guanti e mascherina non si entra e i segnali sono ben chiari. Usare i guanti, la mascherina. Sì, ho rispettato tutto. 2 mesi fa era strapiena questa metropolitana. A Milano la stazione centrale è semideserta, come un po' tutta la città. I tram viaggiano vuoti, i tassisti restano in fila. Ma qualche problema c'è comunque, nelle vie di uscita soprattutto. Dei disagi? Prova a uscire da lì se ci riesci. È un labirinto, sembra. Alla mattina mancano i treni. Io alle 7 devo cominciare in un cantiere qua. Sono arrivato adesso a Milano, da Bergamo. E le uniche file si fanno per i treni veloci, la misurazione delle temperature e per la compilazione delle autocertificazioni. Io sono partito prestissimo pensando di trovare il caos, invece sono arrivato 2 ore prima. E a sera per i pendolari una giornata tranquilla. Pensavo molto peggio, invece è andato bene. Buon lavoro. Dove va? Al